No, fermi tutti, ragazzi miei, perché mancano 3 minuti, ma il Salisburgo... Un po' meno di 3 minuti. Il Salisburgo ha appena buttato dentro il gol del 3-1. Gliene mancano ancora 2, cioè è una cosa secondo me quasi Sì, è vero, gliene mancano 2, esatto. Bastava pensare che col 4-1 no. Anche se dovesse farne un altro non ci sarebbe possibilità per, come dire, per farsi, per prendere la qualificazione ai quarti di finale. Sarebbero supplementari? No, non sarebbero supplementari perché è finita 3-0 all'andata. Giusto. E col gol del Napoli, per fortuna, mi viene da dire a questo punto, si sono evitati i supplementari e soprattutto si sono garantiti il passaggio, del turno fino a questo momento. Ma c'è da dire una cosa importantissima. Il Napoli ha rischiato. Hanno rischiato, ma secondo me serve urgentemente un pellegrinaggio a Lourdes. Perché hanno mezza squadra fuori, soprattutto i centrali di difesa, ragazzi. No, ce l'hanno proprio, perché ce n'avevano due, Kirikesh e Luperto. Sì, ma attenzione, Kirikesh ancora attacca, ragazzi. Ma vabbè, giustamente ci provano. Kirikesh, che si è infortunato, è dovuto entrare mal qui e credo che centrale di difesa abbiano spostato Isai. Ma detto questo, per il resto, ovviamente, la partita di andata in questo momento sta facendo la differenza. La differenza tecnico-tattica tra le due formazioni si è vista all'andata, ma... ovviamente il Salisburgo sta approfittando anche di questo momento no del Napoli, soprattutto a livello e psicologico e per il fatto che significa un cazzo, che c'hanno praticamente a difesa nulla. Non ce l'hanno, infatti. Si sono ritrovati a dover mettere un terzino adattato a centrale. E va bene. Ma posso dire un pensiero più che altro sul Salisburgo? Ormai siamo praticamente a 30 secondi dalla fine della partita. Vedo abbastanza difficile che il Salisburgo riesca a passare il turno. Mi dispiace per il Salisburgo vederlo fuori agli ottavi di finale, perché a me è una squadra che piace, soprattutto quando gioca in casa, ragazzi. È un avversario difficilissimo. Vabbè, meglio da affrontare che passa a Napoli, tutti. Sinceramente. No, non hai capito. Mi sarebbe piaciuto magari che non si fossero scontrati a questo punto della competizione. L'anno scorso mi pare che ha sfiorato la finale. Forse è arrivato in semifinale il Salisburgo, o comunque ai quarti, sicuro mi sembra ai quarti di finale. È andato avanti, ragazzi, ha giocato tanto. È andato avanti. Ma attenzione, intanto il Napoli che potrebbe chiuderla. No, vabbè, comunque sono rimasti 5 secondi. Quindi Napoli che fortunatamente passa ai quarti di finale. E Salisburgo che l'avrei visto volentieri ancora più avanti nella competizione. Esce una bella squadra, secondo me. Sì, è veramente una bella squadra. Complimenti a Salisburgo, perché vogliamo fare bravi. Un piccolo excursus parlando anche delle altre partite, perché nel momento in cui stavamo per registrare il Chelsea stava battendo 5-0 la Dinamo Kiev in trasferta e quindi è strapassata. Allora. Ma il Krasnodar contro il Valencia in casa stava vincendo 1-0 e adesso stanno 1-1. E quindi passa in questo istante il Valencia. Che gufo in di merda. Questo istante. Gufo di merda. Non hai fatto neanche in tempo a fine la frase. Krasnodar comunque è una squadraccia, diciamoci la verità. Sì. Fosse passato sarebbe stata una squadraccia anche per le italiane, Krasnodar, secondo me. Una però Valencia ovviamente devi sempre andare a giocare in Spagna. Forse sì, vabbè, ancora peggio, c'hai ragione. Ci fate sapere che cosa pensate nei commenti. Chelsea che ha fatto tripletta Giroud. Hudson Odoi che ha fatto pure un assist, ragazzi, giovanissimo di prospettiva. E stava di Xabi Alonso, stava di Marco no, Sanz. Alonso, quello della Fiorentina, che giocava la Fiorentina. Che è finita in questo momento anche Dinamo Kiev Chelsea 0-5. Dovesse segnare il Krasnodar, però andrebbero ai supplementari. Ma sì, guarda che il gufo segnare... del merda, come sono alzato a chiedere, dovrebbe Gonzalo Guedes. Vabbè, ce ne frega un cazzo, tanto vediamo poi domani, insomma, ne parliamo poi nei post partita, stasera c'è l'Inter. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale. Alla fine dei fatti, secondo me è giusto che sia passato il Napoli, perché guardando i 180 minuti, 9-9-18, ovviamente il Napoli ha giocato meglio. Questa partita l'ha giocata in sofferenza e per la mancanza dei centrali di difesa e perché comunque quando te la vai a giocare sul punteggio di 3-0 di vantaggio è ovvio che magari tendi anche un po' a non scoprirti troppo, certo. Anche se Ancelotti l'aveva detto alla vigilia, non giocheremo come ha fatto l'Atletico perché sennò si potrebbe metter male. Questo è quanto, ragazzi miei, fateci sapere che ne pensate nei commenti, a più dopo. Tardi con l'Inter. Ciao.